22 febbraio 1512. Muore a Siviglia Amerigo Vespucci. Navigatore fra i più grandi di tutti i tempi, raggiunge ed esplora le coste occidentali del Sud America, dando il suo nome al Nuovo Mondo. Vespucci compie complessivamente 4 spedizioni, lasciando in eredità mappe e descrizioni minuziose che rappresentano una svolta fondamentale della cartografia dell'epoca. Nel 419° anniversario della sua morte, nel 1931, viene varata la Amerigo Vespucci, la nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno. L'Amerigo Vespucci è tuttora in funzione.